www.radiopolo.org. Vivi, esplora, ascolta. E allora, cari amici, buonasera. Ben ritrovati, siamo qui mercoledì, dai, la settimana è già scivolata, domani sarà giovedì, ma questa sera ci fermiamo un attimo tutti quelli che ci seguono. Perché? Perché questa è una serata particolare, una serata speciale, è una serata dedicata alla musica, ma qualcuno può dire musica in ogni momento, in ogni dove, ma questa è una musica particolare. Qui parliamo di musica con lettere maiuscole, perché il nostro ospite questa sera qui a Radio Polo è niente di meno che un grande compositore e pianista, Marco Volino, che noi salutiamo. Buonasera Marco. Buonasera Enrico, grazie per l'invito e grazie a Radio Polo. Allora Marco, noi ovviamente quando parliamo di musica, almeno io personalmente sono sempre rapito, perché mi rendo conto che la musica è quella cosa che davvero ti avvolge, ti prende. Le emozioni partono dalla musica. Io mi ricordo sempre da ragazzo, si legava ad un brano musicale, un pezzo musicale, le proprie esperienze, le proprie emozioni. E quando parliamo di musica di questo genere, musica classica, musica che con il pianoforte si riesce ad arrivare ovunque, c'è un'emozione straordinaria. Facciamo un attimino un percorso, un passo indietro. Come nasce la grande voglia di arrivare fin dove sei arrivato? Ma questo ovviamente è un punto di partenza, esatto, perché esatto, lo sai bene che c'è un grande lavoro, essere un grande musicista mette in discussione tanto lavoro e tanta partecipazione. Come nasce la tua aspirazione? Allora, semplicemente dal fatto che arrivi a un punto dove dici, dopo aver studiato, no? Studiato musica classica con insegnanti privati, non solo insegnanti privati, ma anche quelle che sono tutte la musica da autodidatta che tu cerchi di suonare. Nasce dall'ambizione di dire: io credo di poter comporre una musica che può trasmettere emozioni, e questa è una cosa che è ambiziosa, come ti dicevo prima. Ci sono riuscito grazie al fatto che, ascoltando musica del mio genere come Ennio Morricone, Ludovico Einaudi, Philip Glass, che è il padre della musica contemporanea, della musica minimalista, da lì mi sono reso conto che potevo io, con le mie capacità, fare delle musiche che trasmettessero emozioni. Io ti ringrazio, la domanda che è molto molto interessante, e penso soprattutto una cosa molto molto particolare, che la musica viene da dentro, no? E da dove si prende? La musica si prende dal silenzio. Io in studio, quando compongo, mi piace rimanere in silenzio, perché dal silenzio dove io riesco a maturare quella composizione che poi basta solo, diciamo, tirarla da dentro e farla uscire fuori. Quindi praticamente è qualcosa che nel DNA, c'è poco da fare. Il musicista non lo può inventare, è un qualcosa che inconsapevolmente ti porti dentro e poi sì, ne resti affascinato. Il tuo primo contatto con un pianoforte, io so che, sai, nell'immaginario, anche io da ragazzo, cioè per me il pianoforte è qualcosa di magico, sì, incredibile. Io sono affascinato. Io se avessi uno spazio idoneo, io anche non avendo la facoltà e la capacità di poter suonare, ma un pianoforte lo terrei comunque. Perché davvero solo nel guardare uno strumento così pensi già alla grandezza e a tutta l'emozione. Il tuo primo tasto, ecco, la tua prima grande emozione. La mia prima grande emozione è stata grazie a mia cugina, che mi trovava un pomeriggio a casa sua e aveva questo pianoforte con, diciamo, un pianoforte verticale, sai, i classici pianoforti si trovano nelle abitazioni. Ed era chiuso. Allora io ero curioso di vedere che cos'era questo strumento che con una pressione di un tasto riusciva a emanare un suono che per la prima volta a te era sconosciuto, no? E mente mia, già da piccolino, riuscivo a, come si dice, a orecchiare quelle melodie. È stata la mia prima composizione che ho orecchiato, è stata quella di Ludwig van Beethoven, che era il Per Elisa. Allora tu ti avvicini, orecchi al pianoforte Per Elisa, e da là nasce tutto quello che sai che con quella, diciamo, performance che hai fatto al pianoforte ti avrebbe segnato per tutta la vita. Ed è stato lì che ho sentito qualcosa che mi apparteneva.
Quindi in quell'occasione si sono aperte proprio questi orizzonti straordinari e qui hai capito che la tua strada era comunque in quella direzione. E sì. Poi hai iniziato un po' a frequentare delle scuole, hai iniziato sì. anche delle accademie importanti, sì. quindi il tuo maestro che ti ha proprio dato, diciamo, i consigli maggiori oppure ti ha insegnato? Il mio, allora, ho cominciato con il maestro Pietro D'Amico, che era il docente del Conservatorio di Salerno. Poi ho terminato gli studi e mi sono rivolto a un maestro che è Roberto Cacciapaglia, che è il tastierista, è stato il tastierista di Franco Battiato, come ti dicevo prima. E questo maestro mi ha dato delle indicazioni e dei consigli su come poter fare in modo che la mia musica potesse emozionarmi, potesse emozionare le persone e potrebbe anche arrivare alle case discografiche. Ed è stato questo la scoperta di valorizzare quello che tu avevi già costruito, già avevi fatto. Le mie composizioni, l'artista soprattutto non sa che le sue composizioni sono che valgono, hanno un valore, lo sa solo con i pareri degli altri musicisti che hanno più esperienza in questo settore. E detto dal maestro Roberto Cacciapaglia, per me è stata una strada, si è aperta una strada che mi ha concesso oggi di avere un contratto discografico con una casa di Milano. Appunto, io ho visto un contratto con una casa discografica in un momento così complesso, perché certo. sappiamo che la musica oggi la si vive anche, diciamo, non dico a fasi alterne, però in una forma veloce, certo, così veloce certo. che alla fine non ti ricordi nemmeno di quello che è stato ieri o l'altro ieri. E riuscire a proporre questo tipo di musica è davvero, vuol dire che c'è tanto talento, vuol dire che c'è molto da fare. E questa casa discografica, che è la Top Record, giusto? Esattamente. Ha prodotto questo. Questo è il primo? Sì, è il mio primo. Questo è proprio lo zenith della grande. Sono praticamente 12 composizioni per pianoforte solo, e sono 12 momenti della mia vita, della mia infanzia. Si parte dal primo bacio. Si arriva poi a quelle che sono le esperienze che ho fatto durante un viaggio, tipo ho visitato un castello a Milazzo, un castello bellissimo, suggestivo, e per un momento mi sono fermato e ho detto: in questo castello immagino una scena d'amore bellissima, ma anche quello che sono state tutte le guerre che hanno caratterizzato quello che è il castello adesso. Quindi è un percorso dentro l'anima. Sì, 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 da, esattamente. Poi il titolo lo dice, è Anamnesis, giusto? Sì. Quindi è un percorso proprio nell'anima. Sì, come dico, è un percorso di reminiscenza che induce l'uomo a riscoprire quelli che sono i veri valori che ha dentro e che li ha dalla nascita. Come mi piace sempre sottolineare la mia frase, mi piacerebbe che la leggessi tu, perché. Sì, vedo, questo è. Ma poi devo dire la verità, è molto, molto particolare. C'è anche la spiegazione di ogni singolo brano. All'interno c'è un libretto nella parte esterna. Vedo. Dove vengono spiegati, illustrati i miei brani sotto forma delle mie parole, quello che ho sentito durante la composizione. Allora la leggiamo questa frase. Sì, grazie. Allora, anamnesi è riscoprire l'immortalità dell'anima attraverso i labirinti segreti della musica. Dai, qui hai costruito un mondo proprio. Sei stato bravissimo. Hai davvero messo su queste due righe la totalità della. Hai proprio creato l'essenza della musica. Sì. Che non è semplice, perché la musica è così vasta, è immensa proprio. Esattamente. Qualcuno pensa, sì, vabbè, sono 7 le note, poi bisogna lavorarci. Ma io credo che è un patrimonio immenso, dove solo le grandi menti possono riuscire poi a creare delle cose straordinarie. E ovviamente tu hai fatto un percorso negli ultimi tempi, devo dire. Ho seguito anche qualche concerto. Ma io, secondo me, quello che più ti ha emozionato, come abbiamo detto pure prima, è stato quello all'Abbadia di Cava dei Tirreni, giusto? Il mio primo concerto, sì, perché Enrico, devi sapere che organizzare un concerto all'Abbazia non è tanto il fatto di mettere un pianoforte e invitare le persone.
Cioè, ci sono problemi di logistica, cioè come far arrivare le persone dal centro di Cava all'abbazia, che non è stato semplice far venire le persone. Ma la cosa che più mi ha colpito è che non sono venuti solo gli amici, i parenti, i genitori, sono venute persone diverse, cioè persone che io non conoscevo, ed è stata una cosa bellissima, perché dopo il concerto sono tutte, non è che se ne sono andate, sono tutte venute da me a ringraziarmi per le emozioni che ho trasmesso durante quei 40 minuti di concerto. E quella è stata la mia vera vocazione, a dire: ci devo credere, sto facendo bene, continuo così. Sicuramente sì, stai facendo bene, anzi benissimo direi. Comunque tieni presente che Cava, per quanto può sembrare un po' una città che si adagia su se stessa, ma ha comunque una qualità, una cultura, certo. Segue un certo tipo di musica, bisogna solo saperla proporla, cioè per un certo periodo questa musica a Cava un po' è sparita, ecco. Certo, si è lasciata trascinare dalla come dicevi dal commerciale, tu, giusto, sì, ecco. Esattamente quello che stavo per dire, dalla musica commerciale che oggi ci sta, come si dice, inondando di informazioni, di percorsi che non riusciamo poi a capire dove ci portano. Questo è quello che credo. Non credo da qualche parte, perché questa è musica prodotta giusto per emozionare quel tanto che basta. E poi bisogna cambiare, perché questa è la legge di mercato. Questa è musica che ti resta dentro, dove tu vai a legare seriamente, sì, degli stati, è uno stato d'animo. Esattamente. Ma questo ce lo insegnano i grandi musicisti. E dal passato abbiamo, certo, hai citato grandissimo Beethoven, che nella sua disgrazia, tra virgolette, ha prodotto musiche incredibili. Tu pensi che lui nel 1825, un anno prima di morire, o due anni prima di morire, era completamente sordo. Appunto. E ha composto uno dei capolavori che oggi viene riprodotto nella maggior parte delle radio del mondo, che è la Nona Sinfonia di Beethoven, il tema principale che tutti conosciamo. No? Pensa tu che grandiosità c'è in questa, come si dire, in questa melodia da una persona che era completamente sorda. No, è davvero, noi facciamo dei percorsi anche sui personaggi storici e abbiamo conosciuto, tra virgolette, anche questa realtà di Beethoven, e devo dire che ci sono tante realtà di grandi artisti che hanno lavorato senza, in molti casi senza ricevere nemmeno, perché il mercato della musica oggi sicuramente è più tutelato, più, certo, è salvaguardato, mentre in passato era un po' diversa la cosa. Allora, ritorniamo su quello, sì, che è un po' la realtà di Marco Volino. Questa realtà di questo album, Anamnesis, tu lo vedi proiettato in una forma più moderna? Hai detto che ci sono degli arrangiamenti, sì, importanti, sì, come questo Roberto Cacciavalli, che poi hai citato, il grande, il maestro per eccellenza, che il meraviglioso è unico, maestro, unico, è unico, sì, davvero, sì, è unico. Forse non è stato all'inizio, non è stato capito più di tanto, perché era una figura che era sulle sue, una figura che tirava dritto, non si lasciava prendere dal mercato. Battiato no, è stato Battiato sempre uno che andava controcorrente. Quindi avere un'idea, come hai detto tu, decisa già dagli anni 70, no, e portarla poi negli anni successivi, quelli degli 80, 90, sempre su quello standard, e essere riconosciuto come uno dei, diciamo, dei migliori compositori di musica, oggi, vedi che è un grande, come si dice, traguardo di quello che tu credi, dell'idea che tu hai originale di portare avanti, no? Ed è stata una cosa bellissima lavorare con l'amico, poi tra l'altro è un amico intimo di Cacciapaglia, quindi Franco Battiato è, come si dice, è il re d'eccellenza, no? Ah, Battiato, guarda che noi quando ascoltavamo negli anni 70 i primi album di Battiato, eravamo visti un po' come, sai, quelle forme alternative, sì, che, sì, controcorrente, perché quelle all'epoca figure un c'era po', anche il vestirsi controcorrente, no? Oggi siamo tutti quanti schedati, come schematici, diciamo così, vestiamo tutti uguali. È vero, è vero. No, riparlando dell'album, come la domanda che mi hai fatto prima, chiedo scusa che ti riporto indietro. Certo. L'album è stato realizzato con un pianoforte campionato, come ti dicevo prima, con 12 microfoni. Cosa fanno questi 12 microfoni? Catturano gli armonici del pianoforte, ma rendono il suono totale più avvolgente e rendono quel suono più tondo, che rispetto a come se tu ascoltassi un pianoforte
classico, senza amplificazione, senza niente. Quindi tu avverti un passaggio tra musica classica e quella che faccio io, che si chiama musica contemporanea, minimal, no? E avverti la contemporaneità in quello che compongo. Quindi è un, diciamo, un lavoro al passo con i tempi, anche per esaudire un po' anche le richieste di, tra virgolette, di mercato. Di mercato, sì, anche. Tenendo conto però di una qualità e di un profilo che guarda avanti, sicuramente. Tra i tanti momenti che ti hanno emozionato, in pratica abbiamo detto quello della Badia, poi ha fatto un'altra grande, in realtà una grande uscita in piazza per il Festival delle Torri, sì, giusto? L'anno scorso, sì. Pure è stata una realtà molto, molto forte, una manifestazione importante. Certo. Ti ci vedi? Ti piace il contatto con la gente? Sì, perché io attraverso il pianoforte riesco a comunicare con le persone, che oggi, come tu dicevi prima, manca questo senso di comunicazione. Oggi si comunica attraverso gli SMS, i messaggi, WhatsApp, queste cose qui. Invece col pianoforte è come se tu stessi a contatto sempre con le persone, anche se non parli, anche se non dici niente, attraverso la musica senti quella io le chiamo quell'emanare, quel contatto fisico continuo che viene dalle persone, e tu suonando lo avverti proprio, neanche guardando le persone, ti arriva proprio un'ondata, io la chiamo un'ondata di emozioni, per dire: Marco, sto capendo quello che stai facendo, sto capendo come ti senti, sto capendo come ti sei sentito, e mi stai facendo, come si dice, avere delle emozioni che non provavo da tempo. Quelle sono le cose più belle che si possono ricevere, i complimenti più ricevere dopo un concerto, ad esempio. Perché poi un concerto è importante quando ti rendi conto che c'è un pubblico attento, silenzioso, sì. Silenzio quasi come se mi è capitato... da solo ti ritrovi avvolto con il piano, con la musica, ti estranei un po' da quello che è la sala e tutto esattamente. Proprio su questo ti volevo dire che l'anno scorso due anni fa ho aperto il concerto di Giovanni Caccamo, il noto cantautore italiano, no? E mi hanno dato la possibilità di aprire il suo concerto con 20 minuti di brani miei, e Giovanni Caccamo ha esordito dicendo, ed è stata una cosa per me un'emozione, perché oggi è famoso, no? Giovanni Caccamo all'epoca un po' di meno, disse: io prima di cominciare devo dire che non sono un pianista e non so neanche se riuscirò a farvi emozionare come questo ragazzo che ha suonato prima di me. Per me è stata un'emozione ricevere un complimento del genere. Certo, questo mette in evidenza proprio la capacità. Ecco, qui si mettono un po' i paletti per l'artista oggi, il cantante, certo. E poi c'è il musicista, che è una figura, musicista, compositore, sono due figure completamente diverse. Diciamolo, sì. Non certo per screditare i tanti cantanti, i tanti professionisti che ci lavorano, però sono comunque due realtà diverse, e la qualità a volte di un cantante è solo grazie, devo dire, solo grazie alla capacità e alla qualità del musicista che ha eseguito i brani o ha fatto gli arrangiamenti. Certo, certo, perché c'è anche importante. Un lavoro di interpretazione del brano, Non è che uno compone il brano, lo dà a un qualsiasi musicista e dice: suona quel brano. Lo suonerà quel brano, ma non lo suonerà con la stessa intensità, con la stessa, diciamo, passione che c'ha il compositore nell'eseguire quel brano. Sì, perché ovviamente il compositore ci mette una partecipazione che ogni nota viene da dentro esattamente. Ti emoziona, ti prende, tu hai detto in una frase, ti prende allo stomaco. Esattamente, sì. Le emozioni partono dallo stomaco, per me non lo dico io, ma lo diceva il grande Beethoven, perché io sono un appassionato di Beethoven, seguo la sua biografia. Lui diceva una cosa semplicissima, diceva: la musica non andiamo a la troviamo nell'ispirazione, diceva, nelle band, quando andavi a suonare nei locali, queste cose qua. No, la musica viene dallo stomaco, perché è nello stomaco che viene concentrato tutte quelle che sono le emozioni, ma anche le emozioni inconsce, tipo lo stress, tipo tutti quegli stati, gli stati d'animo che si raggruppano, i rami nervosi, esattamente, che si concentrano, sono lì, che partono da lì, dalle viscere, come si dice, scusami il termine. No, è interessante, no, è vero, anche perché ogni volta che ti emozioni ti senti sempre un po' venire in amore, si dice, ti vengono le farfalle nello stomaco. Ecco, appunto, ed è la stessa cosa, perché la musica fa innamorare innanzitutto, innamorarsi della vita, sì. Dalla musica
si può apprezzare sicuramente un piacere pieno e intenso per amare di più la vita. Oggi viviamo dei momenti difficili dove con un niente si lascia questo bene prezioso al nulla. E seguendo la musica, ecco, seguendo le strade giuste anche della musica, in un certo senso ci possiamo anche legare a guardare oltre i problemi, che ce ne sono tanti. Quindi io dico sempre, molti si lasciavano prendere dalla musica, ascoltandola si rilassavano, e quella era una terapia. Certo. Molti, ad esempio, film dell'Ottocento, primo Novecento, vediamo questi salotti con questo grammofono e giravano e ascoltavano. Quella era una terapia. Certo. E allora bisogna ritornare ad ascoltare. Assolutamente. La musica è anche terapia, ci sono anche dei percorsi di musicoterapia, certo. Ci sono anche dei percorsi in questo senso, quindi cerchiamo di apprezzare ed amiamo la musica, e come in questo caso, questa musica fatta così in modo straordinario. Ti ringrazio. Inizialmente sentivo parlare, vabbè, ma calma, Marco Volino, musicista. Ma quando ti ho sentito poi sia in un video su YouTube e poi in piazza e in uno scorcio alla Badì, ho capito che non è il classico pianista, non per disprezzare proprio la categoria. Ma ti ringrazio. C'è il compositore, sì, che è diverso dall'esecutore. Il compositore ci mette l'anima, ci mette una passione particolare nell'interpretare. Ecco, quando tu dai uno spartito devi anche indicare emozionalmente cosa vuole dire lo spartito, non rendere cosa solo... stai comunicando in quel momento, perché se tu suoni quel brano senza sapere niente verrà un brano piatto, senza emozioni. Se tu invece dici cosa stai comunicando, cosa vuoi trasmettere, allora la cambia tutto, perché la persona... perché oggi ci portiamo ad essere molto freddi in tutte le relazioni che abbiamo, no? Ma quando la musica ti lascia spazio, no, all'immaginazione, allora tu vedi che quella persona si trasforma, cambia. Allora se io dico quel brano è d'amore, ricordati il tuo primo bacio, e ti metto la mia melodia sotto, di sottofondo, tu per un momento ti stacchi dalla vita reale e torni un attimo al tuo primo bacio, che sarà stato, non lo so, 15-16 anni, come è stato a me, no? Allora torni un attimo a quella realtà, a quel sogno, per poi ritornare nella realtà. E questo è quello che deve fare la musica, ci deve per un attimo distaccare da quella che è la realtà. Ti riesce a creare quel supporto proprio per farti viaggiare, sì, proprio sulle onde della memoria, perché ovviamente bisogna avere un percorso idoneo per riuscire a ritornare indietro anche, esatto, nel tempo. Quindi in questo caso avere una musica che ti riesce davvero ad emozionare è una grande... È un grande piacere, ti devo dire. Grazie ancora. Allora, tantissime iniziative, tante apparizioni. Sì. Quella che ti ha portato fuori, che tu hai suonato anche all'Aquila, giusto? Sì. Quando parliamo dell'Aquila parliamo sempre di zone un po' particolari. Quindi... Soprattutto in queste zone, siccome i fondi sono sempre riservati per la ricostruzione di questi posti, fare un concerto dove sai che ci sono poche possibilità economiche di poter fare un bel concerto è stata ancora un'altra sfida per me, poter dire portiamo le emozioni con un basso budget. E lì sono riuscito a suonare in un teatro che è molto molto bello. È stato il mio primo sold out, come si dice. E nonostante non avevo quella, come si dice, strumentazione, no? di qualità, di livello, però grazie al sindaco della città, grazie agli assessori che si sono adoperati per far sì che riuscisse bene il concerto, è stata una bella emozione, posso dire. Allora, Anamnesis, come sta andando? Giusto per... Allora, dico la verità, io ho quasi terminato la prima ristampa, mi mancano poche copie, io praticamente sono uscite in tutta Italia 500 copie di questo album e ho quasi terminato queste 500, quindi in un paio di anni riuscire a terminare quasi le copie,
non è un risultato che mi dispiace tanto, di la verità. No, cioè, sto ritornando sempre al discorso che questa è una musica veramente fatta per gli addetti ai lavori. Esattamente, ecco, se vogliamo posso essere... dire una cosa, questa musica soprattutto oggi, grazie ai social, viene ascoltata molto più da internet, no? Dai canali come Spotify, YouTube, eccetera, e la maggior parte degli acquisti sono stati fatti da internet, quindi questo fa significare che siamo ancora, come si dice, ancorati a quello che è il digitale, e piano piano stiamo andando su un'altra strada che mi piace tantissimo, che è quella del vinile, no? E che oggi si sta ritornando di nuovo al vinile, e questa è una cosa molto molto bella. Sì, il vinile in effetti va ormai il vinile a ha preso periodi. Ultimamente sta tutte le stampe di tutti i professionisti ormai sì. Si associa sia al digitale con il vinile, perché è diventata quasi un oggetto di collezione, avere un bel lavoro di vinile, in vinile. Allora, sicuramente un musicista non si ferma mai. No. Quindi tu già stai lavorando, hai preparato già qualcosa, sì. Di prossima uscita? Allora sì, allora sto lavorando e ho ultimato le partiture per il nuovo album. Non posso dire ancora per motivi così discografici il titolo dell'album, però posso fare un annuncio, se me lo permetti, che mi è stato confermato ieri sera, e che il 10 settembre, durante la festa patronale a Cava di Tirreni, Piazza Duomo, alle ore 21, ti dico anche l'orario, è già deciso tutto confermato, presenterò per la prima volta il mio nuovo album, che sarà pianoforte, orchestra e anche elettronica. Elettronica che mi viene tramandata dall'esperienza di Roberto Cacciapaglia, che anche lui è un cultore di questa elettronica, ma anche dall'esperienza degli ascolti fatti dal grande Franco Battiato. Là prendere tutta la conoscenza, prendere tutta l'esperienza e proiettare questo album verso quello che è il suono dell'elettronica contemporanea, che si avvicina più a quella di Ludovico Einaudi. Quindi è stato un lavoro tra passato, presente, diciamo così, e futuro. E in più posso dire che alcuni brani sempre dell'album danno una come si dice un impulso, un istinto verso uno dei più grandi compositori attualmente, che è Ennio Morricone. Grandissimo Ennio Morricone, che tutti ci invidiano davvero, ma lui ha scritto un po', ma la fortuna dei film, guarda, a volte passa per la musica, le grandi colonne sonore, i grandi film vengono fuori e vengono ricordati proprio per le colonne, sonore. E noi italiani su questo siamo fortissimi, siamo i migliori, dai. Sì, sì, è vero. Perché proprio ma anche a livello di musicisti, a tutti i livelli, abbiamo scritto la storia della musica anche a livello mondiale. C'è poco da dire, noi italiani ci consideriamo un po' mediocri. Io credo che, come hai detto, ci devi credere, perché come abbiamo detto prima, i giovani devono imparare a formarsi, a lavorare su se stessi per proiettarsi nel futuro. Esattamente. Come hai fatto tu, da un intuito, praticamente da poche battute hai capito che il tuo futuro era nella musica. Soprattutto individuare quali sono le strade che ti possono portare ad avere quel riconoscimento. Nel senso, io ho individuato Milano come la capitale, tra virgolette, della musica. Cioè, da Milano partono tutte, arrivano tutti i nuovi stili di musica. C'è la moda, c'è tutto, ma lì a Milano c'è una cultura della musica particolare, perché ti permette di accedere subito a quelli che sono le grandi realtà delle case discografiche, delle persone che credono a un tuo progetto, hanno tra virgolette i soldi per poter proporre progetti, gira un numero di affari diverso. Quindi sapere già che quella è una strada dove ti può portare ad avere un riscontro è una conoscenza, quindi è uno studio anche su questo. Quindi Milano, giustamente, diciamo che la capitale è un po' di tutto, quindi a Milano, se vuoi ascoltare un po' di musica classica o musica di un certo tipo, vai nel locale X e trovi il musicista che la serata la passi proprio ad ascoltare quella musica, cosa che dalle nostre parti purtroppo non c'è. Esattamente, mi è capitato molte volte, perché io vado sempre a Milano, diciamo che sono sempre più a Milano che qui a Cava, e certe volte mi capitava di andare nei locali e sentire la musica di Einaudi. Io posso essere sincero, a Cava è difficile vedere nei locali o sentire nei locali la musica di Einaudi. Adesso Einaudi è un compositore noto, conosciuto, ma vengono riprodotti quelli che sono stati i suoi brani celebri, non gli attuali. Questo per far capire che a Milano c'è un'altra cultura della musica.
c'è una realtà, diciamo, globalizzante, esatto, globalizzata, quindi hanno capito già che bisogna allargare le vedute. Sì, esatto, guardare, è proiettata oltre, già verso il futuro, perciò mi piace come città. È già un passo avanti. Sì, certo, esattamente. Bravo. Sicuramente sì, no, su questo sono d'accordo, anche al di là della città che è, diciamo, immensa, però per quanto è grande, però ha saputo raccogliere un po' tutte le sfide. Certo. Sappiamo che la moda ormai è Milano, se si parla di Milano tutto il mondo converge. Converge Milano, lì, sì, in tutti i sensi, quindi presentare un album a Milano, esatto, è una cosa importante, sì, essere è proprio vero, al centro, è vero, al centro del mondo. Beh, speriamo che anche da queste parti, almeno sì, che si faccia periodi per, guarda, ascoltare, Enrico, un po' di questa musica, sì, è importante. Io quello che mi domando sempre e chiedo alle persone in generale di interessarsi, di appassionarsi alla musica. Quello che io ho notato tanto a Milano è la curiosità delle persone di ascoltare. Cioè, quella che oggi abbiamo perso è la costanza di conoscere sempre cose nuove. Io mi è capitato di suonare certe volte a Milano e le persone erano interessate semplicemente a capire che musica facevi. Poi sta a loro decidere se piace o non piace. È un altro discorso questo, però ti danno la possibilità di dire sì, io sono qui, fammi sentire che cosa sai fare. Cioè, c'è proprio quell'attenzione, esatto, per capire se c'è la figura, esatto, che sarà, diciamo, che sarà nel futuro un grande compositore, quindi oppure potranno dire, esatto, io ho avuto il piacere di ascoltarlo oppure all'inizio della sua carriera. Era un mediocre e non è rimasto tale. Questo è importante, tu sai che il pubblico è, certo, diciamo, è quello che va a decretare poi il diciamo la qualità. Se al pubblico piace, vuol dire che c'è già un passo, sei già un passo avanti, certo, quindi puoi lavorare già con una certo con tranquillità, non si lavora mai, mai con tranquillità, mai, anche perché oggi sempre con energia e tensione di... un lato negativo di oggi delle case discografiche che lavorano anche sulla mediocrità, cioè che cosa significa? Puntano su quello che è la critica, cioè fanno molti più soldi criticando un pianista, un compositore oppure uno della musica leggera che fa delle cose brutte. E loro guadagnano attraverso quelle cose brutte che dice la gente. C'è anche questa realtà. C'è un mercato dove, diciamo, il tutto è posizionato. Sì. Oggi bisogna, è un po' come al mercato. Oggi abbiamo un'esigenza di vendita, un eccesso di prodotto, bisogna vendere questo. Sì. Domani si vende quello. Ecco, trovare quello che cerca il particolare o il dettaglio, oggi è difficile, ma ci sono. Ma ci sono. Ci sono, bisogna solo saperli mettere, ecco, in condizione di venire fuori, perché, come ti dicevo, Cava è una realtà che apprezza moltissimo questo tipo di musica, ne sono sicuro, però bisogna creare i contenitori giusti, i momenti giusti, bisogna riportare queste persone e anche i giovani sicuramente, certo, a conoscere. Dobbiamo partire da lì. A far, certo, i giovani, perché poi loro oggi maggiormente sono quelli che sono molto presi, sono, diciamo, sì, i fruitori di massima a seguire la musica. Esattamente, io quello che mi permetto di fare un annuncio ai giovani, perché mi sento anche io uno di loro, è dire che i social, Facebook, Twitter, WhatsApp, dobbiamo cercare di utilizzarli con una... come si dice, con una maggiore attenzione. Che significa? Significa questo che dicevo prima proprio a Matteo, oggi viene utilizzata la diretta Facebook, no? Oggi si fanno le dirette per qualsiasi cosa, cioè sto mangiando un piatto di pasta, faccio la diretta, sto camminando, faccio la diretta. Allora utilizziamo i social, questo era un esempio per farti capire che dobbiamo avere coscienza nell'utilizzare i social, perché è un mezzo potentissimo di comunicazione, ci permette di arrivare dall'altra parte del mondo. La mia musica viene ascoltata in Giappone, viene ascoltata in Russia grazie al social. Allora sfruttiamo questi social, e non per perdere tempo, ma fare cose costruttive importanti. Sì, perché in un certo senso andando un po' ad affollare la mente con tante notizie. Siamo bombardati di notizie. Bombardati, a un certo punto il 90% sono notizie che sono quasi sono inutili, quel 10% utile alla fine si confonde, si perde proprio in questo marasma di idee inutili, di pensieri, parole gettate al vento. E questo però è un danno perché quel poco di buono che c'è lo perdiamo. Lo perdiamo, esattamente. Mentre il piacere, come noi diciamo,
diciamo, della radio, il piacere di trovarsi, di confrontarsi anche verbalmente, di ascoltare musica tutti insieme, e significa anche portare le proprie esperienze, comunicare, ecco, anche dopo un concerto qualcuno sicuramente si ferma a chiedere. A me piace molto farlo questo, cioè io, dopo il concerto. Dopo il concerto, sì, infatti chiamo sempre delle persone ad organizzare il dopo concerto, perché? Perché si crea la folla, si creano confusioni, invece faccio in modo che le persone, chi vuole, può venire a salutare l'artista, fare delle domande, fare la foto, che è un momento di comunicazione il dopo concerto, che è importantissimo. Invece la maggior parte dei musicisti, ma in generale proprio, dopo il concerto tutti scappano via e invece è importante. No, è fondamentale, sì, questo concordo, perché loro devono toccare, tra virgolette, l'esecutore di tante emozioni, per loro è comunque qualcosa di piacevole. Sì, certo, certo. È una bella cosa. Quello che mi affascina ultimamente, io ho notato, sì, specialmente, ci sono da parte dei paesi asiatici, tipo Cina, tipo Giappone, ma c'è un crescendo notevole verso la musica classica. Eppure, tra virgolette, non è che fa parte proprio del loro bagaglio storico musicale. Come nasce questa attenzione? I giovani che vengono in Italia per perfezionarsi, per crescere. Allora, è davvero straordinaria questa musica. Sì, no, questa è una bella domanda, ti ringrazio, questa è una domanda molto interessante. Allora, io penso che il Giappone è una di quelle, come si dice, realtà di oggi, dove parecchi musicisti italiani vanno a suonare in Giappone, di cui ci posso citare alcuni miei pianisti, miei amici pianisti, che vanno a suonare in Giappone. Perché? Perché ancora oggi credo, questa è una mia idea personale, che sono come posso dire, portati per suonare un tipo di musica, ma hanno bisogno di un'esperienza particolare che gli italiani sanno dare. Quindi perciò ci troviamo molti diciamo giapponesi che vengono qui a studiare, vengono qui a suonare, perché hanno degli insegnanti che loro lì non hanno. Questo è quello che io penso. Quindi ritorniamo al discorso che noi abbiamo una storia, una cultura, sì, che è incredibile. Infatti posso dire questa cosa, che dalla Slovacchia mi ha contattato una mia fan e mi ha detto che l'anno prossimo vorrebbe venire a studiare composizione qui in Italia, perché nel suo conservatorio, nella sua città, non c'è una cultura di questa musica e piacerebbe farlo con me qui l'anno prossimo. E quindi per me è stata un'emozione. grande soddisfazione. No, concordo pienamente. Poi per un artista sicuramente avere... Anzi, la salutiamo. Ciao Domenica! Sicuramente, anche il piacere, ecco, ritornando al discorso dei social, del web, con questa realtà radiofonica riusciamo ad arrivare ovunque, esatto. Quindi siamo un po' collegati con tutte le realtà mondiali. Allora, io girando un po' qua e là, sempre parlando di web, ho trovato un po', attraverso dei personaggi, delle loro filosofie, dei loro pensieri. Vediamo un po' cosa ne pensi tu. Sì. Ad esempio, poi ti dirò chi è che ha detto questa cosa. Vabbè. Allora, questo dice: la tecnica è molto importante, ma la capacità interpretativa è fondamentale per essere un buon pianista. Ritorniamo a quello che hai detto prima. Non so se Chopin non l'ha detto, Bach, ma è importantissimo. Sì, è vero, questa è una cosa innata del pianista. Il pianista deve avere una buona tecnica, ma non deve essere fondamentale la tecnica, deve essere fondamentale quella che è l'interpretazione, come vi dicevo prima, che abbinata alla tecnica rendono completo quel pianista. Perciò è importante quello che dice in questa frase. Quindi una collaborazione che si possono escludere. Esattamente, si sposano perfettamente. Allora, io questa frase l'ho trovata, è detta da questa Sveva Casati Modignani, si chiama. Modignani. Allora, andiamo avanti con quest'altro, questo è pure interessante, questo mi piace. Essere un pianista e musicista, non è una professione, dice, è una filosofia, esattamente, una concezione di vita che non può basarsi nelle buone intenzioni né sul talento naturale. Bisogna avere, prima di tutto, uno spirito di sacrificio inimmaginabile. Concordi su questo? Pienamente d'accordo. Io, tanto lavoro, eh? Sì, sì, non solo c'è tanto lavoro dietro, ma come ti dicevo prima, la musica viene dal silenzio. Io quando sono in studio, e mi piace ancora una volta sottolinearlo, io compongo dal silenzio. Cioè,
quello che riusciamo noi a trasmettere quando c'è silenzio è un qualcosa di inimmaginabile. Per farti capire, il tuo stato d'animo, no? Quando torni a casa, è agitato, no? Tu attraverso il silenzio che riesci a trovare la tua, il tuo equilibrio, no? È la stessa cosa quando faccio io musica. I nostri stati d'animo che abbiamo durante la giornata, che sono diversi, no? Si riescono a riequilibrare solo quando c'è il silenzio. Allora, quando c'è il silenzio, si può comporre. Si inizia la vita quando c'è il silenzio. Oggi siamo abituati a stare in mezzo alla folla, al traffico, siamo bombardati dal casino, dobbiamo andare in discoteca, tutti quelli dobbiamo, come si dice, tra virgolette, sballarci di musica ad alta, come si dice, diciamo, è una musica più di pressione che di qualità. Invece la musica per me viene dal silenzio, è da lì che nascono tutte le composizioni, le note, nasce la riflessione, ecco, tornando alla tua frase, nasce proprio la vita, capito, della composizione, nasce proprio dal silenzio, che è fondamentale. Allora, questa frase io l'ho letta, è una citazione di Arturo Benedetti Michelangeli. Uno dei più grandi pianisti mondiali a livello mondiale. Tu pensa che Michelangeli aveva, diciamo, l'importanza anche di annullare i concerti. Organizzavano dei concerti in Australia, ad esempio, e lui, solo perché avevano, questo è un aneddoto che è capitato, solo perché avevano abbinato il suo biglietto per vedere il concerto a un viaggio, quelli promozionali che si facevano tipo, non so, tra la nave, e se vai in crociera ti prendi anche il biglietto, ma lui annullò il concerto, risarcendo non so quanti, stiamo parlando allora di migliaia di lire, a chi aveva organizzato quel concerto. Una figura molto, sì, molto rigida e lineare, ovviamente, sì, la sua qualità, la sua... Per farti capire, lui un pezzo semplicissimo, che dura 3 minuti, 5 minuti, quando decideva di interpretarlo, stava anche mesi solo su quel pezzo. Addirittura una volta, questo è un aneddoto molto bello che ho visto un documentario l'altro giorno, mi sono affascinato, che un allievo torna dal maestro perché aveva dimenticato una cosa e trova il maestro Michelangeli che stava sulla tastiera, seduto, e premeva il si bemolle della tastiera e continuava a premere questo si bemolle, ma per mezz'ora si bemolle. E allora l'allievo gli domanda: maestro, ma che sta facendo? Sta da mezz'ora che sta suonando questo si bemolle. Io non me ne vado da qua finché non trovo il preciso equilibrio su questo tasto. C'è il tempo giusto, la caduta giusta, perché noi sappiamo il piano anche con la pressione si dà la nota. Esattamente, diciamo che è tutta una questione di lanciare le braccia, scaricare il peso sul pianoforte, ma non premere il tasto. Questa è la cosa fondamentale che purtroppo vedo oggi nelle realtà, soprattutto nei nuovi pianisti, che tendono a premere sui tasti e non a lanciare le braccia, lanciare, scaricare il peso senza fare pressione sui tasti. È tutta una questione di coordinazione. Il braccio. È vero che una volta i maestri, quando si andava, dice: voglio imparare a suonare il pianoforte, ti chiedevano: fammi vedere le mani, se hai le dita giuste, sì, per... Sì, è sì, vero sì, ancora sì. Questa cosa? Diciamo che adesso è superata perché è entrato il fattore economico dentro, quindi non se ne importano più se hai le buone mani o delle brutte mani. Vedono soprattutto la capacità di suonare, questo è importante. Io quando ho preso lezioni dal mio maestro D'Amico, che diciamo era un docente del Conservatorio di Salerno, la prima cosa che ha detto: suona, fammi sentire cosa sai suonare. E io suonai un pezzo di Beethoven, che era il Chiaro di Luna, il famosissimo pezzo del Chiaro, suonato al Chiaro di Luna, e lui rimase affascinato, ha detto: io non è che ti prendo, io ti prenderei a vita, ma per il semplice fatto che tu suoni il Chiaro di Luna, tieni 15 anni, ma sempre un cinquantenne. Avere il trasporto di un cinquantenne, avere la maturità di un cinquantenne, non è da tutti. Quindi ecco, riuscivi a gestire già le mani, sì, come... Sì, sì. Un professionista, esatto, questa è stata la mia fortuna, di avere già percepito quello che fa un professionista già da piccolo. Quindi c'era già è già scritto che la tua carriera sarà, speriamo, una grande carriera. Allora, andiamo ancora su questo simpatico percorso, sì. Andiamo a sentire quest'ultima, che dice: tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Questo è un altro famoso, comunque. È famosissimo, non mi ricordo il nome, ma è famosissimo. E cioè, è un trittico che non può certamente venir meno. Sì. La testa per pensare, il cuore per amare. Ormai lo utilizziamo anche in questa forma. Esattamente. E questo, diciamo, è un musicista dove, ti ricordo, non ricordo il nome, ma l'epoca, sicuramente l'ho individuata, dovrebbe essere del 700, dove là c'erano ancora
quelle che erano le cose virtuosistiche che si facevano al pianoforte, no? Là nel Settecento, per farti capire, non vedevano se tu sapevi emozionare, perché i pianoforti all'epoca non erano pianoforti, erano clavicembali, non esisteva ancora il pianoforte, quindi non c'era l'emozione attraverso i tasti. Perché non c'era l'emozione attraverso i tasti? Perché non si riusciva ad avere un suono di qualità. Il suono era scadente, quello che veniva dal pianoforte. Allora che cosa succedeva? Che cosa passava in risalto? Il virtuosismo del pianista. Come riusciva? Più riuscivi a fare il virtuosismo, più eri bravo, ma non riusciva ad emozionare. Infatti perciò ancora oggi si studiano come Beethoven sia riuscito ad emozionare attraverso dei pianoforti che non erano eccezionali, a fare un equilibrio di melodie che è qualcosa di ancora oggi eccezionale. Suonare una delle melodie per Elisa è una delle melodie più contemporanee che esistono, ma è stata fatta nel 700, nel 1800. Allora di studiare, dire com'è che già lui era un veggente, già aveva visto in lontananza. Questa era una musica che si porterà negli anni a venire. Questo è affascinante. È affascinante, sì, perché il protagonista di questa frase non Mozart, Bach, chi siamo? Wolfgang Amadeus Mozart. Grandissimo, grandissimo, straordinario. Ti dicevo, come tutti, è uno dei più grandi. Ma finisco il discorso dicendo una cosa interessante, secondo me, che l'ha detto anche un altro pianista che si chiama Giovanni Allevi, un contemporaneo. Dice una cosa che mi ha affascinato, quello che oggi pianisti, compositori fanno delle cose scontate. Io non voglio avere la presunzione di dire io sono più bravo di, ma vedo da altri pianisti miei contemporanei, miei coetanei, che fanno delle cose scontate, cioè fanno sempre la stessa melodia, gli stessi accordi, ma no, per proprio la stessa melodia, cioè non ti comunico. Questa cosa l'ho già sentita, fammi vedere che sai fare di nuovo. È quello che cerco di provare a fare io con il mio nuovo album, cioè portare un tipo di nuovo di musica dove non si è ancora ascoltato. E questa è la grande sfida, hai capito? La grande curiosità delle persone che dovrebbero venire a sentire. Dici, fammi sapere che sai suonare, fammi vedere, fammi sentire, poi giudico io se mi piace o non mi piace, ma almeno dammi la dimostrazione che hai fatto qualcosa di innovativo. Beh, davvero, cari amici, questa sera è stato fatto un bel percorso. Abbiamo conosciuto un grande professionista, preparatissimo, devo dire. Io poi ci siamo divertiti un po' a giocare, andare un po' avanti e indietro anche sulla storia della musica. Ti ringrazio, Enrico. Io ho conosciuto una persona veramente bella che non conoscevo fino ad adesso. Non lo dico perché mi ha invitato alla radio, ma lo dico perché con queste poche chiacchiere che siamo scambiati, ho capito che c'è una persona molto molto colta. Grazie. Ti ringrazio anche perché io sulla musica, devo dire, specialmente sulla musica classica, io a casa ho delle pile enormi, perché in passato, anche in quelle poche volte che ho organizzato qualcosa per la città, io tutto quello che faccio lo faccio sempre per il piacere e per amore verso la città, e la musica classica ha sottolineato i momenti più belli. Quindi se vogliamo lasciarci emozionare ulteriormente, cerchiamo di mettere un bel brano, specialmente se è di Anamnesi, e poi in attesa dell'ultimo, quindi non manchiamo a settembre, grande 10 concerto. 10 settembre, esatto, e poi anche Villa Guariglia, dove si fanno la rassegna dei concerti. Villa Guariglia, impressionante, davvero una location incredibile. Là farò un altro concerto, e poi ovviamente io dico sempre alle persone di seguirmi dalla pagina ufficiale, perché mettendo il like alla pagina si sanno gli eventi, le novità, e tutti i nuovi concerti che poi vengono dopo poco, si aggiornano, quindi... E noi siamo piacevolmente emozionati di questo incontro, perché ripeto, con questo programma Viaggi in Prima Classe cerco sempre di parlare con persone che hanno costruito e hanno avviato un futuro proprio credendo in un sogno, in se stessi, tu hai viaggiato, sì, anche tu hai viaggiato, e questo davvero posso sottolineare è un viaggio in prima classe, perché hai intrapreso una grande strada. Onorato di aver fatto parte di onorato me. Io di avere un musicista che sicuramente potrò dire tra qualche anno ho avuto il piacere di avere ai microfoni di Radio Polo, il grande Marco Volino. Grazie di essere grazie qui. Dico, grazie, buonasera.